Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi voglio preparare insieme a voi il rotolo di San Valentino, un dolce buono e facilissimo da preparare, ma molto d'effetto e romantico, perfetto per questo per il 14 febbraio, il giorno più romantico dell'anno. Potete quindi prepararlo per una cena romantica insieme alla vostra metà, ma perché no, anche durante l'anno soltanto per coccolare le persone a cui volete bene. Io ad esempio lo preparo per il 14 febbraio per mio marito, ma durante l'anno anche per coccolare i miei bambini. Dai, iniziamo a preparare questo dolce insieme. Iniziamo la preparazione partendo dalla pasta biscotto, quindi separiamo i tuorli e gli albumi di 4 uova. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like a questo video se vi piace e attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Teniamo i tuorli da parte e dedichiamoci momentaneamente agli albumi che andranno montati a neve con un pizzico di sale. Quando gli albumi inizieranno a prendere consistenza possiamo aggiungere lo zucchero semolato poco per volta, continuando a lavorare con le fruste elettriche. Aggiungiamo ora, uno alla volta, i tuorli che abbiamo tenuto da parte prima. E continuiamo a lavorare con le fruste. Incorporati bene i tuorli possiamo aggiungere l'olio di semi, a filo, continuando a lavorare con le fruste. In questo modo. È il momento di aggiungere gli ingredienti secchi, quindi dapprima la farina 00, poi la fecola di patate, ed il cacao amaro in polvere. Aggiungiamo ora del colorante in polvere, in questo caso di colore rosso, e incorporiamolo perfettamente con le fruste. Versiamo quindi il composto così ottenuto all'interno di una teglia foderata con carta forno, in questo caso una teglia 25 x 35 cm. Livelliamo ora con una spatola così da disporre in maniera omogenea il composto. Facciamo quindi cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per circa 9 minuti. Nel frattempo dedichiamoci al ripieno, quindi montiamo della panna all'interno di una ciotola. Iniziamo a lavorare con le fruste elettriche e quando la panna avrà raggiunto la giusta consistenza aggiungeremo anche il latte condensato che incorporeremo piano piano con le fruste. Riprendiamo ora la nostra pasta biscotto, ormai cotta e ben fredda, e inzuppiamola con una soluzione di acqua e dal kermes. Se a consumare il rotolo sono i bambini, potete omettere questo passaggio. Aggiungiamo ora il ripieno e livelliamo bene con una spatola, in modo tale da distribuire la nostra panna su tutta la superficie. In questo modo. Arrotoliamo ora la pasta biscotto e formiamo il nostro rotolo. Spostiamo quindi il rotolo su della pellicola, chiudiamolo per bene, anche all'estremità, e facciamo quindi riposare in frigorifero. Nel frattempo prepariamo una simpatica decorazione per la superficie del nostro rotolo, così da renderlo più romantico. Utilizzando una carta forno e un semplice tagliabiscotto a forma di cuore, realizziamo delle piccole formine. In questo modo. Riprendiamo quindi il nostro rotolo privato delle due estremità e disponiamo sulla superficie i nostri cuoricini di carta forno. Spolverizziamo ora con abbondante zucchero a velo. Aiutandoci con un coltello, rimuoviamo i cuoricini ed ecco qui la nostra decorazione. Eccolo qui, il nostro rotolo di San Valentino. Bellissimo da vedere, buono e super super soffice. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima!
La trovi su tuorlorosso.it.